Ciao ragazzi, iniziamo con questa prima palette Norvina. Allora, questa è la Pro Pigment Palette volume 4. Quindi tutte le altre non siamo riuscite a prenderle. Anzi, se sono arrivate a Sephora non le ho neanche viste. E come vedo, la scatola ha una validità di 18 mesi dall'apertura. Così poco. Così poco. Ma che vergogna. Apriamo. Essere bella è bella, non posso dire niente. Ci sono scritti i nomi dei colori? Ci sono scritti solo 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, contenti loro. Vi faccio rivedere, sembra che stiamo a fare a battaglia navale. Vedete, A1, 2, 3, B, 1, 2, 3, C. 1, 2, 3 di 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5 sembra che veramente stiamo a fare battaglia navale. Cioè non è che se qualcun altro di voi la compra poi ci mettiamo a giocare a battaglia navale? Vi piacerebbe, signori? Avrò detto una gran cagata, qualcuno si offenderà, però io guardando la palette così mi viene da dire solo battaglia navale. Oh yeah. Questi sono, allora, A1 è splendido, vedete? Glitter giallo. A2 è splendido, glitter rosa. Questo è un bel fucsia. Questo mi fa cagare, che è un marrone. E questo A5 è un glitter, diciamo, marroncino, però comunque è bello. Non posso dire che sia brutto, ok? Quindi, se io adesso dovrei giocare a battaglia navale, io chi colpirei? Chi colpirei? Tanto che mi fa schifo. A4, A4. Avete capito, signori? A4. A me sta palette, da un certo punto di vista, mi fa ridere. Andiamo avanti con la B. Con la B. E questi sono gli altri. Allora, questo è B1, anche lui leggermente glitter è bellino. Questo pure mi piace, B2. Questo B3 è unni. È unni. Non si riesce a vedere, però diciamo è un marrone con una punta di arancio. Questo qua mi piace, B4. Questo no, quindi io siluro questi due. Siluro questi due. Quindi il B3 che è questo e il B5 che è questo. E queste sono le altre coordinate della battaglia navale, così se giochiamo già lo sapete. Ok, già le sapete. Questi mi piacciono tutti, guardate com'è bello questo rosa. Questo pure è fantastico, questo qua C2. Si assomiglia ad A3, però questo è ancora più forte. Questo mi piace un casino C3, è un glitter. Questo anche è molto bello C4. E questo è un rosso C5. Questi non ne siluro neanche uno. Quindi scordatevi che vi do la C in battaglia navale, perché non ve la do. Perché non riesco a togliere tutto con la salviettina? Mi sa che questa è un'altra salviettina di merda. Sono andata al Tiguta perché non ho preso delle salviettine migliori.
Veniamo al resto. Iniziamo la D. Allora, questo è il D1 e fa pietà. Questi due qua, l'ho messo diciamo più che altro qua, che qua si vede meglio, è il D2. Allora, la D1 c'è. Questo colore qua che è veramente un cesso. Questo qua che è un fluo. Questo bellissimo fluo qua. Poi questo qua D3 che anche lui è un glitter. Questo qua D4 che anche lui è un glitterino. E questo qua che proprio non mi piace, il D5. Quindi il D1 e il D5. Sapete che nella battaglia navale ve li vado a cuzzare. Allora, questo bellissimo è 1. E 2 ed è 3 sono veramente pieni di glitter. Questo qua è 4. Pure mi piace. E questo pure è 5. Quindi se devo dire una cosa, A3, C2 e 5 sono molto simili come colori. Se vedete, qualcuno più sfumato di rosa, qualcuno diciamo più fucsia, però sono veramente molto simili. E questa è la prima palette del Sephora. E con questo vi saluto, ciao a tutti, alla prossima.